Prepariamo le polpette di ricotta e iniziamo dal sugo, quindi un po' di olio, uno spicchio di aglio che lasciamo rosolare, aggiustiamo di sale, mettiamo il pomodoro, la passata, aggiustiamo di sale, adesso aggiungo anche qualche foglia di basilico e mettiamo a cuocere e poi nel frattempo ovviamente prepariamo le polpette. È una ricetta piuttosto facile. Le polpette cuoceranno una ventina di minuti e poi ancora qualche minuto per realizzarle. Allora, ho già lavato il basilico. Ne metto qualche fogliolina per dare un buon profumo. Ne lascio un po' da mettere dentro le polpette. Ecco qua. E poi mi sposto sul fuoco più piccolo perché vedete prende subito il bollore e poi comincerà a schizzare. Quindi ancora una mescolatina, ecco, inizia già a cuocere. Questo è mezzo litro di passata. Metto il coperchio così cuoce tranquillamente senza sporcare. Abbasso la fiamma e andiamo subito ad impastare le polpette. Intanto salutiamo Monica, Tommasina, Angela, scriveteci nei commenti anche da dove ci state seguendo, così riusciamo Allora, anche ad immaginarvi. ricotta direttamente presa al caseificio. Quindi è una ricotta già gustosissima, buonissima. È di ieri e la utilizzo sempre il giorno dopo perché così ha la possibilità di scolare tutto il suo siero, perché è fondamentale che sia ben asciutta. E adesso la vado a schiacciare un pochino con la forchetta. Vedete quanto è asciutta? Ha anche un buon profumo. Per questa ricetta vi consiglio di non usare la ricotta, quella già confezionata nelle vaschettine che troviamo proprio nei frigoriferi dei supermercati, perché sebbene sia comoda perché magari ha una scadenza più lunga e costa anche pochino, è anche vero che non ha molto sapore. Quindi per queste polpette vi consiglio di acquistare una buona ricotta, pagandola magari qualche euro in più, però la differenza si sente ed è anche più genuina di sicuro. Vado ad aggiungere due uova. Queste sono di casa, guardate che bello questo bianco. Uova fresche. Metto anche un pochino di sale. Queste polpette sono un'ottima alternativa a quelle di carne perché sono più leggere, forse anche più morbide, gustosissime e poi adatte ai vegetariani. Vado a schiacciare uno spicchio di aglio, vediamo se ci riusciamo perché non è più freschissimo, ormai c'è quello nuovo. Ok. Intanto Silvia, ti fai i complimenti per le tue ricette, sono sempre ottime. Grazie. Maria Grazia chiede quanta ricotta. Allora, quando la compro me la vendono come mezzo chilo, però scolando diminuisce il peso perdendo il siero. Arriva ai 400 grammi. L'ho pesata poco fa, era 420 per l'esattezza. Quindi, più o meno 400 grammi di ricotta ben asciutta, due uova, sale, pepe, aglio. Adesso ho messo 25 grammi di pecorino siciliano. Questo pecorino, tra l'altro, è pepato, quindi è ancora più gustoso e dà una bella sferzata al gusto di questa ricetta. Poi è chiaro che non tutti magari amano il pecorino e quindi potete mettere un formaggio più delicato. Angela ci comunica che ci sta seguendo dalla Francia. Ciao Angela. Scriveteci nei commenti da dove ci state seguendo. Sappiamo che siete un po' ovunque, dall'Italia e dall'estero. Vi ringraziamo intanto per farci compagnia perché ci piace molto, dopo aver lavorato una giornata, rilassarci un po' cucinando qualcosa in vostra compagnia. Vero Vale? È più bello cucinare insieme, ecco, più siamo e meglio è. Oggi siamo stati tutto il tempo seduti in ufficio e quindi adesso ci diamo un po' da fare in cucina. È bello anche questo.
siccome vi dicevo, queste polpette le abbiamo preparate qualche giorno fa, quindi trovate già la ricetta scritta sul blog e vi ho messo il link anche sopra questa diretta, quindi potete già andare a leggerla se vi va, e c'è anche il video su YouTube. Però la stiamo rifacendo perché, sapete, questa ricotta, il caseificio, la compra mio padre perché gli piace molto. E quando mio padre scopre che una cosa mi piace, poi me la porta ripetutamente fino a quando non ho noia proprio. E penso che sono un po' tutti i genitori così, dai, sono contenti di fare qualcosa per i figli. E quindi ieri è spuntato di nuovo con la ricotta, non glielo avevo chiesto, però è venuto e mi ha fatto una sorpresa. Intanto ci scrivono dalla California, dalla Polonia, tantissimi... dall'estero. Ricordiamo che da qualche giorno c'è la possibilità anche di tradurre le ricette dal sito, quindi potete selezionare direttamente la lingua, quindi tedesco, inglese, francese, anche il cinese se non sbaglio, viomangiando.it. Sì, sì, è perché tanti ci chiedevano la ricetta tradotta e quindi... Ringraziamo il nostro webmaster per aver aggiunto questa funzione, quindi facilmente potete tradurre le ricette presenti sul sito. Allora, un bel po' di basilico che ormai si trova fresco ed è l'ideale. Su YouTube scrivono: beata te che papà ti porta la ricotta, a me sì, tocca andare a comprare. Hai visto, senza scomodarmi. Enrica ci scrive: la mia mamma faceva la fritta ed è di Messina. Poi abbiamo Caterina che ci segue dalla Puglia, ci augura una buona serata da Milano. Allora, ho aggiunto mollica di pane intanto, e anche qui molti mi chiedono: ma in che cosa differisce rispetto al pan grattato? È una mollica più fresca, quindi pane non duro, ma pane, non so, di 2 giorni prima, 3 giorni prima, che viene tritato finemente, quindi la mollica è molto più soffice. Ora, mi sono accorta poco fa di averne pochina, quindi vediamo se basta questa, che intanto erano 100 grammi, probabilmente ce ne vorrà ancora di più, non ce l'ho, peccato, userò un pochino di pan grattato, l'importante è asciugare il composto, altrimenti non riusciamo a fare le polpette e soprattutto poi c'è il rischio che si aprano nella salsa. Quindi aggiungiamo mollica fino a quando otteniamo un composto che non è troppo appiccicoso, sarà comunque morbido ma non deve essere appiccicoso. Infatti, come immaginavo, ce ne vuole ancora un po' e quindi utilizzo un pochino di pan grattato. Dai, Carmela ci segue addirittura da New York. Oh, che bello! Poi abbiamo chi ci sta salutando da Cosenza, ciao! Rosanna ci chiede che tipo di ricotta usi, l'abbiamo detto poco fa, abbiamo utilizzato la ricotta fresca in questo caso. Sì, questa ricotta tra l'altro io credo che sia un mix di pecora e mucca, quindi è delicata ma al tempo stesso abbastanza saporita. Potete scegliere quella che preferite, quella di pecora sarà più gustosa, però magari alcuni preferiscono quella di mucca. L'importante è che sia ben scolata, quindi... Sì, sì, asciutta. La mia era nella fuscella, quindi ho potuto scolare tranquillamente, privarsi del siero, altrimenti la mettete in uno scolapasta e la lasciate tutta la notte in frigorifero, ovviamente. 400 grammi, sì, circa 400 grammi. Intanto qui il sugo, che punto è? Il sugo può cuocere tranquillamente, perché ha la fiamma bassa, quindi... Cettina ci saluta da Messina, molto vicino a noi, e poi abbiamo Morena da Salzano Venezia, le proverà. Ecco, se le provi queste ricette, ricordiamo che c'è il gruppo Facebook di Vivo Mangiando e quindi vi aspettiamo anche lì, magari con le vostre foto, con i vostri video e poi tanti consigli. È una ricetta molto diffusa nella cucina meridionale e se non sbaglio è di origine calabrese, però anche in Sicilia abbiamo dell'ottima ricotta e quindi... È una ricetta, sì, molto diffusa e molto amata, anche dai bambini, perché saranno delle polpette delicatissime. Io penso che ci siamo, vedi, perché non appiccica molto, quindi basta così. E alla fine sì, abbiamo messo circa 130 grammi di pane grattugiato, però, ripeto, preferite sempre il pane fresco. Intanto ci salutano da Trani, Livorno e poi da Priolo, in provincia di Siracusa. Ok, hai visto com'è veloce? Allora, vi faccio vedere che non appiccica, la mano resta pulita, però per aiutarmi
a formare le polpette, comunque bagno le mani con un pochino di olio di oliva ogni tanto. E poi per la misura mi regolo semplicemente prelevando il composto con un cucchiaio, ecco, una cucchiaiata che dovrebbe pesare 35 o 40 grammi. Mani sporche di olio, vedete? Si realizzano in un batter d'occhio. Infatti questa ricetta la adoro per questo, perché è super buona, però anche facilissima. Maria Grazia ci sta salutando intanto da Palermo e Katia da Trapani. Noi siamo stati nella provincia di Trapani proprio Che in questo bello, fine siamo settimana, tornati proprio bellissimo. ieri. Eh sì, è vero, ci siamo un po' coccolati per 2 giorni, ci siamo riposati, ogni tanto ci vuole. Abbiamo visto dei posti in Sicilia molto molto belli, un po' distanti dalla nostra provincia, e quindi siamo andati ad esplorare nuove mete e siamo rimasti contenti. Poi magari pubblichiamo anche qualche storia, dai, Sì, lo abbiamo però qualche già fatto, in foto. pagina trovano già qualcosa, qualche foto. Abbiamo mangiato tanto pesce perché siamo stati a Sciacca, dove c'è Nell'Agrigentino, una quindi abbiamo fatto tradizione Agrigento e Trapani. marinara. Ok. Lidia scrive, proverò sicuramente, ecco, anche per te. Lidia Sì. Ve pubblica poi la foto sul gruppo. le straconsiglio. E Antonella ci saluta da Marsala, noi siamo andati proprio vicino a Marsala, siamo andati a Mazara del Vallo, però pioveva purtroppo. Eh sì, è vero. Ecco qua. Quante polpette verranno circa? Non ricordo, forse 15-17 più o meno. Alcuni mi scrivevano l'altro ieri perché forse gli è capitato che le polpette proprio si spappolassero durante la cottura nella passata di pomodoro. E mi chiedevano aiuto, secondo me proprio perché la ricotta non era ben scolata o non avevano messo una quantità sufficiente di mollica per asciugare. Rosanna intanto ci scrive: ho condiviso la vostra diretta, siete bravissimi. Grazie, un Grazie, bacione, un abbraccio, grazie Rosanna. tante. Grazie. Ecco, se volete aiutarci a crescere, anche a far conoscere le nostre ricette anche ai vostri amici, ricordate sempre di condividere il video, di lasciare un like e magari poi sempre un commento, ci fa piacere leggerli anche dopo la diretta. Enzo scrive polpette di melanzane. Le faremo anche quelle, dai. Quelle le adoro, più che polpette faccio delle frittelle, una ricetta di mamma che riesce sempre ed è buonissima. L'abbiamo proposta l'anno scorso, però le dobbiamo rifare in diretta, sì, al più presto. Però sai cosa? Aspetto di trovare le melanzane siciliane che mia madre chiama seta, la tipologia seta. Io non so se tutti le conoscono così, con questo nome. Sono melanzane nostrane molto delicate, davvero come la seta, forse si chiamano così per questo. Sono delicatissime e tenere. E quindi mi piacerebbe poi cucinare quelle. Aspetto di trovarle al mercato, ecco. Intanto abbiamo un po' di prodotti da cucinare in questi giorni, perché tra Mamma quelli mia. comprati e Giusto poi per tra quelli tornare regalati. al discorso di mio padre che viene e porta sempre tanta roba, mi ha portato la zucchina siciliana lunga, quella lunghissima che supera anche il metro di Tra poco ve lunghezza. la faremo vedere, magari, dai, appena mettiamo le polpette nel sugo. Il guaio è che non mi avvisa quando porta questa roba, io devo trovare il tempo di cucinarla prima che vada male. Ciao Giovanna, grazie per il complimento. E poi ci scrive Dante, viva le polpette, un saluto da Brescia. A chi non piacciono le polpette? Dai. Come le fai fai sono sempre belle e buone. Siamo quasi, dai, le ultime polpette e Sì, poi le sto facendo proseguiamo. un po' più grosse per non perdere molto tempo. Così adesso le mettiamo nel sugo che a questo punto cuoce da quanto? Una decina di È minuti? da sì, un quarto d'ora circa. Quindi ci siamo con le tempistiche. Melina scrive, esatto, melanzane di sete perché non amo i semi. E Eh poi sì. Giacomo scrive, mi piace questa ricetta, ma le polpette non saranno troppo grandi, perché non farli piatti? No, ma perché tanto cuociono subito lo stesso, rimangono molto morbide all'interno. Quindi secondo me va bene questa. E poi se le faccio più piccole, intanto sto qui a tenervi troppo tempo, e non voglio Allora, annoiarvi. vediamo intanto il sugo, ecco che vedete. Penso che possiamo anche abbassare la fiamma tra poco e poi Ma tutto stai tranquillo, non si brucia, stai tranquillo. Tutto sotto controllo. sotto controllo, dai.
Intanto approfittiamo di questi ultimi secondi, se volete fare qualche domanda a Vale. Sì, perché poi mettiamo a cuocere e salutiamo, Ma per vedere il risultato fateci sapere finale. anche cosa fate voi per cena, cosa state preparando voi per cena. Sicuramente tantissimi piatti buoni perché tutti coloro che ci seguono sono amanti del buon cibo, della buona cucina e hanno la stessa nostra passione, quindi qualcosa che condividiamo insieme a voi. Ecco l'ultima polpetta, mi chiedevi quanto ne venivano, conta, mi vado a sciacquare le mani. Allora, vediamo quante polpette. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 polpette, se non ho sbagliato a contare. Buonissimi da Marettimo, guarda, Giovanna ci segue da Marettimo, dobbiamo andarci. È Allora, da tanto tempo che controlliamo. ci promettiamo di andare a Marettimo. Eh sì, tu me Già, lo prometti. abbiamo un amico Per che ci ospita l'esattezza, tu me lo da 2 anni. prometti e poi ogni anno non mantieni la promessa, se vogliamo Beh, essere precisi, eh? vediamo se Lo riusciamo devi. ad andare. Carmela chiede quante uova, abbiamo messo 2 uova. Oh mio Dio! Oh mio Guarda che ci Dio! portiamo tutta la cucina, io non la pulisco. Eh certo, bravo, bravo, pure lo dici. Spostiamo Allora, Menina, qui siamo ancora al caffè. È mattina a San sulla fiamma Francisco, ancora più bassa. la Menina è ancora mattina, quindi si trova oltreoceano. Togliamo l'aglio che poi lo perdiamo di vista. Oh, c'è la fiamma praticamente dolcissima e schizza comunque. Carciofi bolliti con prezzemolo e aglio, più semplici e buoni. Bravissima Rosanna. Ma? Guardate cosa ha combinato Valentina. Sì, Guardate. era immacolata. Adesso la Guarda, pulisco era io. pulita la cucina. Non ti preoccupare. Ma non vedi che sono priva di accendere Meno che subito? male che non è colpa mia. Perché se no? Non ti preoccupare, torna come nuova. Chi cucina sporca, si sa. Andiamo a mettere queste polpette, dai, così si calma. Oh. Visto? Non borbotta più. Perfetto, ci sono entrate tutte, dai. Padella Sì. da 28 centimetri, se non sbaglio. Sì. Allora, eccoci qua. Adesso una raccomandazione. Non le tocchiamo più, altrimenti le roviniamo. Scusiamo così un pochino. Adesso posso nuovamente alzare un pochino la fiamma. Metto il coperchio e lascio cuocere una decina di minuti, il tempo di stringersi un pochino. Dopo 10 minuti le posso girare con molta delicatezza. Ecco qua, mettiamo il coperchio. Quindi li giriamo tra circa 10 Eh minuti. sì, adesso sono troppo tenere. E poi 10-15 minuti le giriamo e poi cuociono ancora 10 minuti, quindi in tutto potrebbero bastare una ventina di minuti. E le portiamo a tavola ben calde. ma sono buone anche fredde perché l'altra volta abbiamo gustate anche fredde, erano molto molto saporite. Sì, è vero. Allora, Vale, prima di salutare i nostri amici, intanto c'è Melina che ci scrive deliziose, Antonietta le fa spesso, anche Patrizia, ed ecco qui. La mega zucchina. Che cosa facciamo adesso con questa? Sarà più di un metro. Guarda quant'è. Questa Oh, mannaggia, è mannaggia. tipicamente siciliana? Sì, altro che. Allora, È la chiediamo. cucuzza longa. So che la fanno anche essiccare. Sì, in piena Ecco. estate, però deve esserci un sole bello forte. In estate, luglio, agosto, si può tagliare a rondelle oppure comunque a striscioline, a pezzetti, si può fare essiccare, si conserva per l'inverno e poi ci sono alcune ricette tradizionali da preparare. Però fresca così è ottima, si può fare a ghiotta. Hai presente la ghiotta messinese?
Si fa con le patate, i È una pomodorini. ricetta che sa fare bene nonna Carmela, se non sbaglio. Sì, infatti devo prendere appunti perché io non ricordo esattamente il procedimento e O quindi magari la coinvolgiamo in qualche live, dai. vediamo, Vediamo un po'. vediamo se non si annoia. E allora Mary ci scrive: per cena ho preparato salsicce e patate e ciliegino al forno aromatizzato. Allora, qui intanto stanno cuocendo, eh. Le scuotiamo così, ma tanto non si attaccano sul fondo perché c'è abbondante sugo. Vi potrebbe sembrare esagerato il sugo, però vi assicuro che prendere un boccone di polpetta e affondarlo proprio nel sugo è molto piacevole. La salsa darà dolcezza, le polpette sono anche delicate e poi vi dico, la scarpetta è obbligatoria, assolutamente. Quindi il sugo piace, ecco perché ne ho messo un po' di più. Eh Rosanna scrive zucchina con uova e patate. sì. E si fa pure con i tenerumi, poi scrive Agata. Sì, in questo caso non abbiamo i tenerumi che sono i germogli, le foglie più tenere. Abbiamo solo la zucca. Beh, dai, Chiudiamo, magari la facciamo vedere il facciamo. dolce che abbiamo portato a casa da Sciacca. E Quello che quello che rimane. rimane lo apriamo Sì. davanti a voi e vi facciamo vedere. Siamo sempre in tema di zucche più o meno. Perché? Questi dolci hanno un interno. Sarà proprio questa la Oh. zucca, Sicuramente sarà sai? pure quella. La zuccata hanno Zucca. all'interno. Questi li abbiamo comprati a Sciacca perché passeggiando leggevamo sulle vetrine dei bar che il dolce tipico di Sciacca sono i cookie teddy o cookie telle, se non sbaglio. E sono questi dolci che si chiamano così perché hanno la forma di un mezzo cucchiaio, leggevo. Sono ricoperti di glassa bianca che si fa con albume e zucchero, mentre questa base non è una base biscotto come pensavo io, ma è pasta reale, quindi pensate che dolcezza. Pasta reale, quindi pasta di mandorle. E all'interno troviamo un cuore verde che è la zuccata molto usata nei dolci in Sicilia, quindi è, come possiamo definirla? Una marmellata di zucca, di zucchina, non so. Se non sbaglio, questa tradizione viene dall'Arabia, gli arabi, Hai quindi visto? dagli arabi. Sono molto morbidi, la glassa è un po' croccante, però il cuore poi è morbidissimo perché appunto è pasta di mandorle, quindi molto dolce, molto morbida, si scioglie in bocca. Lo troviamo anche senza glassa in commercio, chi vuole qualcosa magari leggermente più dietetico, Così comunque meno abbiamo dolce. imparato un'altra cosa. Chissà, riesco a farla in casa io, a reperire la ricetta. Boh, vediamo. Magari chi conosce la ricetta ce la suggerisce nei commenti. E allora chiudiamo questa live. Noi ci prepariamo anche per la cena. Ceniamo un po' prima oggi. E salutiamo tutti i nostri amici. Adelaide è rimasta folgorata dalla bontà di questo dolce che abbiamo trovato a Sciacca. Guarda, si riescono già a girare, visto che non si rompono. Ecco qua. Certo, bisogna essere delicati, però rimangono perfette le polpette. E adesso continuiamo a farle cuocere. Bene, salutiamo allora tutti gli amici, grazie per averci fatto compagnia nella preparazione di questo piatto. Vi ricordo di condividere il video e poi se provate a farli o anche volete darci qualche altro suggerimento, saremo ben felici. Potete farlo sul gruppo Facebook di Vivo Mangiando. Il video resterà in pagina, quindi potete rivederlo. In ogni caso c'è già il video anche più veloce Che belle che sul sono canale già, YouTube. E poi c'è vero? la ricetta scritta sopra. Potete anche impostare la lingua preferita. Adesso rimetto il coperchio e faccio cuocere ancora una decina di minuti. Grazie Melina. Buona cena a tutti e ci vediamo alla prossima live. Eh sì, ciao a Ciao tutti, ciao buon da proseguimento. Daniele e Valentina.